God Save the Wine, siamo a Verona, abbiamo portato un pezzo di Toscana, un piccolo cuore della Toscana da Cortona, Fabrizio Dionisio, con appunto i suoi vini a base di Syrah. E ecco una domanda che facciamo a tutti, cioè da chi deve essere salvato il vino oggi? Il vino deve essere salvato dalle mode, dalle tendenze e dalle, diciamo, credenze generali. Io credo che in ogni vino debba esserci il cuore del produttore, debbano esserci le intenzioni del produttore, debba rispecchiare il territorio in cui è prodotto e la personalità di chi lo produce. Direi che da questo punto di vista, Fabrizio, e te, cioè il cuore, raccontiamo ancora una volta l'etichetta di questa... È stata casuale la scelta dell'etichetta, perché quando stavamo cercando l'etichetta per il primo vino, la nostra figlia, che allora aveva 5 anni, fece questo disegnino sul computer e abbiamo pensato di inserirlo nell'etichetta proprio perché rispecchia il nostro modo di intendere i prodotti della terra, quindi il cuore con le radici nel terreno illuminato dal sole. Io stavo per chiederti tre parole per descrivere il tuo vino e penso che tua figlia ti abbia reso il lavoro più semplice. È stata la prima a capire, nell'ingenuità di una bambina, è stata la prima a capire qual era il nostro modo di intendere il vino e di intendere il lavoro che c'è dietro, l'attaccamento alla terra e la produzione del vino. Sicuramente, visto che a Dio piacevano tanto i bambini, perché probabilmente avevano idee molto più chiare di noi adulti. E quindi... Sicuramente più chiare e più immediate, tra l'altro, vanno direttamente al nocciolo. Direttamente al cuore. Direttamente al cuore. God save the wine.